Nell'ambito dello sviluppo rurale in tema di ricambio generazionale e innovazione, rileviamo le seguenti misure. Misura 611, aiuto all'avviamento di imprese ai giovani agricoltori, che prevede un premio fino a 70.000 euro per le imprese che attuano un piano di miglioramento aziendale. Misura 411, sostegno agli investimenti per il miglioramento delle prestazioni e della sostenibilità globali delle aziende agricole, che nel caso specifico, oltre ad avere una priorità per il punteggio fino a 8 punti in più, è prevista una maggiorazione del contributo del 10% rispetto a quello ordinario. Un'altra misura strategica per il servizio delle nuove imprese è la misura 211, servizi di consulenza. Questa ha la finalità di promuovere l'innalzamento dei livelli di competitività delle imprese insieme allo sviluppo sostenibile del territorio. I servizi di consulenza erogati attraverso l'organismo PSR Innovazione sono rivolti ai giovani che si affacciano alla nuova attività, con pacchetti specifici nelle varie tematiche di interesse e ambiti di consulenza, e permettono alla nuova impresa di acquisire una consapevolezza appropriata della gestione aziendale. Misura 641, creazione e sviluppo di agriturismi, fattorie didattiche e fattorie sociali. Anche in questo caso all'azienda condotta dal giovane agricoltore è prevista una maggiorazione di punteggio fino a 5 rispetto alle altre imprese. Un'altra opportunità importante per i giovani è la misura 16, con i progetti di innovazione che possono avere ripercussioni positive in termini di sostenibilità ambientale.